Lunedì il risveglio è stato amaro, anche perché in questa stagione non era mai capitato di rimanere al palo per due turni consecutivi. La Camarina vuole adesso scuotersi e l'occasione è quanto mai propizia, dovendo infatti affrontare in rapida successione ultima e penultima in classifica. Ma la mente però deve anche essere sgombra da fattori extrasportivi e la sensazione che in questo periodo negativo c'entrassero anche le recenti vicissitudini societarie è più di un sospetto. Diciamo che è un periodo negativo sotto tanti punti di vista. Naturalmente si avverte un po' di stanchezza perché comunque abbiamo avuto una stagione molto travagliata dal punto di vista societario, vari cambiamenti pesano comunque sulla tranquillità e sull'armonia della squadra e del lavoro che si fa in palestra. E poi comunque siamo anche un po' sfortunati dal punto di vista di organico, abbiamo perso elementi e ne continuiamo a perdere per via di infortuni e acciacchi vari, per cui siamo un po' in emergenza, sì. Non abbiamo intenzione di mollare, sicuramente teniamo duro, però ecco, non è un bel momento per noi. Questa irrita che problemi può creare? Questa irrita è una squadra che si deve salvare, una squadra che in questo momento si trova nella zona rossa della classifica, per cui da tale sicuramente giocherà col coltello fra i denti, perché a loro servono punti per poter salvare la categoria, per cui andare lì con i toni bassi, diciamo, sarebbe un grosso errore da parte nostra. Dobbiamo andare lì per prendere 3 punti e giocare al massimo, perché ci daranno di sicuro filo da torcere.